Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio affrontare una polemica allucinante che è andata fuori col grande nostro amico Fedez. Una questione molto piccante. Ha insultato il karate. Guai, parliamone insieme e guardiamo di leggere tra le righe su questo triste commento. Vai! Ok ragazzi, se siete in linea su quello che dico e quello che faccio, non perdetevi, andate a visitare il mio sito internet www.tempiomassimo.it. Iscrivetevi al mio canale e, tra l'altro, se avete allievi più giovani, conoscenti o qualche altro ragazzo che segue le vostre palestre e viene allenarsi da voi, anche bambini, ho aperto un nuovo canale per loro, sì, a lezione da Massimo. Dai, a parte queste news che vi do in questo video, parliamo dell'amico Fedez. Allora, Fedez in un podcast con altri soggetti che io non conosco, non è che seguo tanto, ha fatto un'esternazione un po' forte. Ha detto sì, ma il karate a cosa serve? Queste mosse che non servono a niente, ma chi è che vi attacca così? Possiamo dire che l'unica arte marziale che è inutile è il karate? No, io ho perso anni della mia vita a imparare delle cose. E ha tirato fuori una polemica allucinante, ha sparato a zero, tutto il mondo del karate si è mosso, anche la federazione ufficiale italiana si è mossa, perché giustamente hanno reagito dicendo no, non puoi offendere così un'arte marziale così antica, ne ha parlato il grande Bussà, ha fatto un bel video tra l'altro pulito, senza offendere, ha spiegato ma devi venire a allenarti, insomma vieni a capire bene profondamente il significato del karate, e fin lì non fa una grinza, io sono pienamente d'accordo. Pensando però a questo video, a questa intervista che ha lasciato Fedez, diciamo non intervista, a questa esternazione che ha lasciato Fedez, si è acceso un campanello di allarme, una lampadina, ho pensato ma non è che gran parte delle persone in Italia, ora non stiamo a parlare del mondo, in Italia pensa veramente che il karate sia una cavolata così, come lui ci dice lui, con sti pugnetti, ho perso 7 anni di vita e non ho imparato niente. E a me è venuto un dubbio, calma, devo farci un video, non voglio fare un video per parlare di Fedez, di quello che ha detto, tutti l'hanno attaccato, giustamente, ingiustamente, ma non voglio parlare di questa cosa qua, no, voglio solo fare una riflessione, ma non è che la gente pensa veramente questa cosa qua, ecco, questa cosa qui mi ha fatto venire voglia di fare questo video, perché se pensate bene, nelle palestre ci sono tanti bambini, poi c'è un mega buco generazionale, questo non potete dire di no, basta vedere le gare, ci sono categorie di bambini pienissime, poi c'è un buco generazionale di ragazzi, adolescenti, gente che ha magari 20-30 anni in palestra, non ci viene più, e poi c'è qualcuno che lo faceva quando era più giovane, che ha magari dai 40 in su, lo fa a livello amatoriale, riprende perché viene col bimbo, tutte queste cose qua, e va bene, però questa fetta generazionale che manca, secondo me, sono i giovani di oggi, i ragazzi di oggi, che pensano, secondo me, che veramente il karate non funzioni più. Infatti ci ho fatto lì un video, vi lascio il link in descrizione, e quindi questa cosa mi ha fatto veramente pensare, perché la colpa potrebbe essere anche di chi lo insegna, diciamo sono cambiati i tempi, è cambiato tante cose, quindi secondo me tanti pensano veramente che il karate sia solo queste cose qua, queste mosse un po' strane, la gente non capisce cosa sono sti kata, sti movimenti al vento, quindi la colpa di chi è? Ma boh, forse gli insegnanti che magari non danno un vero significato, non spiegano bene di cosa si tratta. Forse è cambiato il mondo, forse la gente non ha più voglia di venire in palestra a fare queste mosse così, forse c'è stato un avvento di discipline che magari non troppo efficaci come il karate, però fanno vedere che si picchiano qui là su e giù, allora mai i ragazzi che hanno un pochino il sangue che gli ribolle vogliono provare subito senza stare a perdere troppo tempo, cioè sinceramente non la saprei dare una vera e propria spiegazione, un vero e proprio perché. Ecco perché nei commenti mi dovete forse voi aiutare ragazzi, se mi date una mano su questo quesito, perché la paura è veramente questa qua. Anche Fedez, non che abbia ragione, perché non bisogna offendere il karate è una disciplina meravigliosa, non ha ragione Fedez a dire non serve a niente, è una cavolata, ho perso 7 anni di vita, questa è una grande cavolata. Anzi, gli avrei, io se, non so, se non penso vedere questo video, ma se lo vedi, gli direi, forse sono stati anni importanti, forse se continuavi a fare un po' di karate magari capivi un po' di più questa disciplina, e mi fermo qua.
Quello che voglio dire è, secondo me, che forse rispecchia il pensiero della società sul karate, specialmente degli adulti, che pensano veramente che non serve a niente, invece sbagliano alla grande, perché il karate, come sapete ragazzi, voi lo fate anche voi che seguite il mio canale, il karate è tanta roba per la difesa, per la maturazione, per questo, per questo, per quell'altro, e quindi dire che non serve a niente è brutto. E un altro aspetto è pensare che veramente per la strada, se uno usa il karate per difendersi, io spero mai, però per difendersi uno si metta veramente a fare queste cose qua. Ecco, se la gente pensa che il karate sia queste cose qua, o ste parate qua, ste cose strane, veramente non ha capito niente. Ma non è colpa loro, forse siamo noi che non lo spieghiamo, forse che non facciamo vedere bene quando si fanno le dimostrazioni cos'è il karate. Cioè si tende più a fare un discorso forse oggigiorno agonistico, ma non si fanno più le dimostrazioni, le vecchie dimostrazioni come facevano negli anni 70, 80, anche fino agli anni 90, le dimostrazioni in piazza, si faceva vedere le tecniche. Io mi ricordo quando ero ragazzo si faceva le dimostrazioni magari d'estate su dei palchi, si faceva vedere cos'era il karate, e magari qualcuno diceva ah, il karate è però tanta roba. Pensate che una volta, negli anni 60-70, chi mi segue, chi faceva karate in quegli anni lì, era solo aperto agli adulti, perché si pensava, e era vero, era uno sport estremo, era uno sport estremo degli anni 70, perché la gente veramente si faceva male, si picchiava, cioè ci si dava dentro. Ora non dico che bisogna ammazzarci e farci male, sangue e queste cose strane, però anche poi ora passare dall'altra parte e dire che non serve a niente, che sono solo cavolate, che uno para così, ha detto delle mosse che è proprio stupide, ecco, parole povere. È un dopo scuola. Ma no, sono delle mossette goliardiche di... cioè, no. È una brutta cosa, quindi se il pensiero è questo qua, Ferez è fuori strada la società, perché il karate non è più questo, però possiamo dirci anche mia colpa, perché come vedo io a volte nelle gare, che io a volte giro nelle gare per lavoro, è il mio lavoro fare il maestro di karate, veramente di karate ormai c'è più poco, perché il combattimento non si può toccare, perché giustamente non bisogna farsi male, però veramente siamo arrivati a un limite che non si può proprio più fare niente. Questi bambini che giocano col palloncino, questi bambini iperprotetti che neanche si toccano, ma devono solo far vedere che mosse che fanno, e vengono giudicati su una base un po' così, un po' sommaria. E alla fine i kata non ne parliamo, addirittura passaggi inventati, cose strane. Ora non è che voglio fare una polemica al karate, perché lo sapete che è una disciplina che io amo, perché è il mio lavoro, è la mia vita. Però secondo me bisogna fare un passo indietro, farci l'esame di coscienza. Se veramente il pubblico pensa che karate sia questa cosa stupida qua, allora bisogna veramente farci l'esame di coscienza tutti e far capire, non cambiare le nostre cose, ma far capire alle persone che il karate è una disciplina meravigliosa che va fatta e va spiegata bene. E Ferez, se non l'ha capito, male per lui, come gli ha detto Bussà, sei cintura blu, ti manca poco, vieni alla nera, ti manca poco, ti alleni, ma riprendi la nera o ti vieni a allenare, così ti facciamo vedere bene in maniera sincera e amichevole cos'è karate, perché veramente è fuori strada. Vai, arriviamo alle conclusioni. Allora ragazzi, le conclusioni ce n'è poche. Iscrivetevi al canale, lo sapete, mi piace che mi seguite, lasciate i commenti. Colpa di Ferez, colpa della società, colpa nostra che non lo spieghiamo bene, colpa di chi? Boh, fatemelo sapere nei commenti, e un saluto dal Tempio Massimo. Ciao.